Dio è più grande del nostro peccato. Dio è più grande del nostro peccato. Durante l'udienza di oggi, l'ultima dedicata alla misericordia nella prospettiva dell'Antico Testamento, il Papa ha invitato per ben 3 volte, parlando a braccio, i circa 30.000 fedeli presenti a ripetere con lui questa frase. Al centro della catechesi il Salmo 51, attribuito al re Davide, che è stato capace di confessare un peccato anche quando è brutto, ha detto il Papa di nuovo a braccio, come nel suo caso. Dio cancella il nostro peccato proprio dalla radice. Dio non nasconde il nostro peccato, ma lo distrugge e lo cancella. Non però come quando portiamo un abito in tintoria. Lui lo cancella veramente alla radice. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno è di essere perdonati da Dio. E essere perdonati, perdonarci per Dio significa avere la certezza, darci la certezza che Lui non ci abbandona mai. Qualunque cosa possiamo rimproverarci, Dio è più grande del nostro peccato. Non si sente peccatore che alzi la mano. Nessuno, tutti ne siamo. La dignità che ci dà il perdono di Dio è quella di rialzarsi, ha detto il Papa. Tutti noi siamo peccatori, chi è senza peccato alzi la mano. E se un bambino cade, cosa fa? Alza la mano verso il papà e la mamma. Facciamo lo stesso l'invito del Papa, se cadiamo per la nostra debolezza, alziamo la nostra mano, Dio la prende e ci rialza. E questa è la dignità del perdono di Dio, che ci ha creati, ha creato l'uomo e la donna per rialzarsi.